piano strutturale non ha previsto puntualmente dove, però ha dato dei limiti urbani all'interno del quale collocare eventuale crescita che è prevista dal regolamento, non obbligatoriamente, c'è una quantità massima che in base alle esigenze, in base al fabbisogno, in base secondo me anche alle cose che diceva il Signore, quindi unendo eventuali richieste, quindi un fabbisogno che nasce dalla comunità, combinato con l'obbligo di fare contestualmente, di risolvere alcune criticità sia di fognature sia di depurazione o comunque sulle reti, ma anche di spazi pubblici e sociali, perché questo ho capito e ho letto che magari sono che manca, quindi una carenza, magari sono nate delle case, però magari sono più carenti alcuni servizi sia di carattere appunto fisico, ambientale che anche sociale. Allora, quella linea blu che voi vedete, ecco, questi diciamo sono i limiti che il piano strutturale ci dà per l'abitato urbano, salvo alcune aree, quelle verdi che vedete all'interno del blu, e poi soprattutto qua dove ci sono queste righe rosse dobbiamo tenere una particolare attenzione, ma diciamo che all'interno del blu, infatti si chiamano non a caso aree urbane o di influenza urbana, vuol dire che eventuali possibilità di crescita stanno lì dentro. Poi il posto esatto lo dirà il regolamento urbanistico, perché allora lavoreremo su carte più ravvicinate, in scala 1:2000, questa in scala 1:10000 e se non 1:25 a 10.000. Quindi a questo punto, quindi oggi voi avete nel piano strutturale un'indicazione di massima, quindi come vedete sono carte dove sono indicate le curve di livello, quindi sono indicate le quote, le altezze, le altimetrie eccetera, e tutta una serie di non li voglio chiamare vincoli, di caratterizzazioni a cui dobbiamo stare attenti. Ad esempio, vedete il giallo e il verde, cosa vuol dire? Sono aree prevalentemente non edificate integrative degli insediamenti, oppure il verde aree prevalentemente non edificate attuali degli insediamenti. Allora, in quel grigio chiaro che vedete nel blu, diciamo quelle potenzialmente sono aree dove, nelle zone libere, perché ora queste magari non sono carte aggiornate perché sono di 2 anni fa, quindi sicuramente nel frattempo ci possono essere state dei rilasci di permessi a costruire o di concessione, quindi magari qualcuno può dire ma questa non è aggiornata, può essere. Ora poi invece le carte che vedrete nel regolamento, quando noi andremo a farvi vedere le proposte, allora saranno molto più aggiornate, mai aggiornate al giorno prima ovviamente, no, però sicuramente più aggiornate di queste. Allora, queste eventuali esigenze, noi abbiamo un quid, nel tutto il piano strutturale c'è una quarantina di alloggi fra qui e Piavasciata, quindi poi nel regolamento non è detto di utilizzarli tutti, se ne può utilizzare, no, se ne può, l'indirizzo del piano strutturale è di utilizzare una quota, una parte inferiore al 50%, qui si parla del 30% addirittura, quindi ora poi dobbiamo valutare le esigenze che vengono fuori, che scaturiscono, e poi soprattutto dobbiamo valutare, ed è il motivo per cui siamo anche qui stasera, che queste eventuali nuovi insediamenti devono andare di pari passo con le cose che diceva il Signore, cioè devono essere contestualizzate alla realizzazione dei servizi, sia di carattere tecnologico, fognature, acquedotto, energia, rete elettrica, eccetera, eccetera, ma anche con altri di tipo sociale, oppure parcheggi ad esempio, no? Perché altrimenti non si potrebbero. Ecco, io qui voglio affermare un principio: non si deve fare una casa se non ci sono contestualmente anche i servizi, questo deve essere un principio. Se in passato ci è avvenuto, non drammatizzate, perché è avvenuto da tante parti, forse qui anche meno peggio di altre parti, vi posso portare altre zone dove magari sono avvenute anche in modo più drammatico. Qui tutto sommato, vuol dire, forse avete avuto anche un maggior controllo, però è vero, io raccolgo questa esigenza, però guardate che l'esigenza del parcheggio ad esempio, lei ha sollevato questo problema. Allora, io vi dico questo, il regolamento porrà il problema che le nuove abitazioni abbiano almeno 2 posti macchina, almeno 2, nel passato, e credo anche ora nel vostro piano, credo che normalmente ne viene previsto 1 perché è la vecchia legge, ma le macchine oggi ce n'è una a testa. Se poi manca anche i parcheggi pubblici, figuratevi voi, le macchine si mettono in mezzo alla strada. Quindi bisogna che nel proprio
l'8 ci siano almeno due posti auto o coperti o scoperti, questa scelta del, non solo il regolamento, anche il garage lo porrà come pertinenza, quindi lo incentiverà purché rimanga garage naturalmente, e non venga mai trasformato in altro perché diventa il garage pertinenziale, quindi abbinato all'abitazione. Anche quando anche fosse utilizzato per, io preferirei fossero posti aperti perché almeno quelli non vengono utilizzati per altro, però insomma questo vediamo ora per la norma precisa. In ogni caso due posti auto privati, e poi bisogna che al di fuori del lotto privato, quindi eventuali piccoli nuovi insediamenti, siano dotati dell'accesso, della strada, del marciapiede, della fognatura, del parcheggio, e possibilmente vedere, e questo è uno degli altri obiettivi, che ecco perché anche questo di ricompattare con la linea blu gli abitati esistenti, perché se si fa un parcheggio è bene metterlo pubblico, è bene che venga messo in una posizione più centrale che serva ai nuovi ma serva anche agli altri che già ci sono, perché è pubblico, quindi è una forma di corresponsabilizzazione dei nuovi interventi a migliorare la qualità urbana anche di quel che c'è già. Quindi questo è un compito che io dico da tutte le parti. Quindi la crescita deve essere basata sul fabbisogno che viene fuori dalle vostre comunità, però questo fabbisogno non deve essere gratuito, cioè nel senso, prendete fra virgolette, nel senso che deve essere un fabbisogno correlato alla realizzazione di alcuni servizi che però non devono possibilmente servire solo, devono essere fatti in modo tale che contribuiscano anche a un miglioramento complessivo della via. Poi ovviamente se ci sono carenze sull'esistente che non si può, diciamo, caricare su quei privati che eventualmente se dovessero fare la casa, bisognerà che ci siano interventi straordinari di carattere pubblico, però il sindaco, ve l'anticipo, ma il sindaco potrebbe dire che oggi la situazione delle finanze insomma è quella che è. Comunque in ogni caso il regolamento deve prevedere eventualmente anche la risposta a carenze, tipo manca un parcheggio pubblico, manca uno spazio a verde, una piazza eccetera, il regolamento lo deve prevedere. E quindi questo poi lo vedrete, ecco, se ne si valuterà, insomma, ecco, quindi la risposta non so se sono stato. No, se sono stato...